Bello il rumore di una tastiera meccanica, no? Peccato che quando gioco o registro sentire questo rumore in sottofondo per me non è il top. Ecco perché grazie ai recenti Prime Day ho potuto upgradare la mia tastiera. Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Partiamo da un presupposto. Io non sono il massimo esperto in tastiere, ma per me che una tastiera sia meccanica o una classica membrana mi cambia realmente poco. Soprattutto, come ho detto poco fa, quando devo registrare, sentire questo rumore in sottofondo non è ottimo per me. Quindi ho pensato: esisterà una tastiera a membrana con un feeling e anche magari un suono meccanico ma che non sia così fastidioso? Beh, dopo un po' di ricerche, qualcosa è saltato fuori. Direi di non perderci oltre e partire con l'unboxing. Quello che ho trovato dentro lo scatolone è una tastiera da gaming PicTech. Ma vedere solo la scatola di cartone a noi non ci importa. Apriamola. Come potete vedere, la tastiera ha un ottimo design ed è molto funzionale. Tra i vari tasti funzioni troviamo il desktop, internet e anche la calcolatrice. Dall'altro lato invece troviamo i vari tasti per far partire o stoppare la musica o anche un video. E ancora accanto a questi tasti troviamo una rotellina per abbassare o alzare il volume. Questi sono tasti funzionali esterni, poi ci sono anche i tasti funzionali con il tasto FN. E oltre a questo, il tasto FN serve anche per cambiare il tipo di luminosità o il tipo di modalità luminosa della tastiera. Perché sì, non mi importa di avere solo una tastiera bella esteticamente, deve essere anche illuminata, perché sono un pezzo di merda. Forse perché se la tastiera è illuminata ci divertiamo di più ad utilizzarla, non lo so il perché vogliamo tutti una tastiera illuminata, fatto sta che è bella. Oltre a queste funzioni incredibili, abbiamo anche un poggia telefono sul davanti della tastiera. E se vi può interessare, ho fatto una prova, funziona anche coi tablet. Dopo una settimana di utilizzo, devo dire sinceramente che mi sto trovando magnificamente con questa tastiera. Fino a prima di questa tastiera stavo utilizzando una tastiera Trust Gaming e devo essere sincero, per quanto fosse anche carina esteticamente, i tasti non riuscivo a sentirli bene e non mi trovavo con la tastiera. Forse perché erano troppo attaccati tra di loro e molto, molto spesso mi capitava di schiacciare una lettera piuttosto che un'altra mentre scrivevo. Mentre con questa la disposizione dei tasti è appunto come una meccanica, è molto più larga, il feeling dei tasti è reattivo e non mi capita quasi mai, ma quando proprio quella volta che capita, non mi capita quasi mai di sbagliare una lettera mentre scrivo. Poi le varie combinazioni luminose sono fantastiche, anche al buio si vedono benissimo, sono molto illuminate e se vogliamo fare proprio gli sboroni di sto gran cazzo, c'è anche la possibilità di personalizzare quale luce accendere in quale punto della tastiera. Perfetto, perfetto. Ci tengo a precisare una cosa come ho fatto in molti altri unboxing. Su molte recensioni negative che si trovano, si vedono sempre: ma questa plastica fa schifo, si rompe se la pieghi. Oh no, quella rotella è una cazzata. Allora, io molto spesso non capisco molto questi commenti negativi. Forse, non lo so, hanno avuto un'esperienza negativa o gli è arrivato il prodotto difettato, non lo so, ma questa plastica che sentite non è una plastica molle, non è una plastica che se pieghi si spezza subito. La rotellina funziona perfettamente, tutti i tasti funzionano benissimo.
La luminosità, appunto, la luminosità è perfetta anche al buio. E oltre a questo ci tengo a precisare che tutto quello che vi ho detto, appunto, della tastiera semimeccanica e delle varie funzioni sono state tutte riportate sia sul libretto sia sul sito e che comunque anche fra i vari commenti. Quindi, essendo stata questa tastiera fra le varie consigliate durante il Prime Day, ho detto ok, è il momento, devo scegliere una tastiera. E questa, fra tutte quante, è stata quella che più mi ha colpito, sia per le recensioni, sia anche per l'aspetto, devo essere sincero. Invece voi cosa avete comprato durante i Prime Day? Scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio come al solito per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate anche il link per trovarmi sul sito Viola in live. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!